Va pensiero, Storie ambulanti è un film che inizia proprio dalle inquadrature sull'Arno, che cerca di raccontare una storia di un paese con il suo contrasto, la sua bellezza e la bruttezza che è successo qualche anno fa, qui sempre a Firenze, con l'uccisione di Sam Modu e Mor Diop a Piazza Dalmazia. Ha cercato di raccontare, di sentire i racconti dei sopravvissuti dell'attentato del 2012. La storia di Mor e di Sheikh, che sono i due sopravvissuti a Piazza San Lorenzo, al mercato San Lorenzo, racconta o rivela la loro vulnerabilità nell'operare un proprio mestiere per strada, un mestiere che espone, che mette a rischio anche le persone che magari la mattina si svegliano e cercano di portare a casa un po' di soldi, un po' di guadagno per poter mantenere la propria famiglia. Quando giravo qui il documentario, durante le mie manifestazioni c'erano questi volti che mi ricordo molto 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 fortemente, incluso il primo giorno quando all'arrivo della moglie di Ken, la moglie di Sam Modu, in cui ho avuto l'occasione di farle un'intervista. Allora parlava della morte del suo ex marito, di Sam Modu, e adesso pensare che di nuovo ha perso un'altra persona cara per lei, non so quanto possa essere distruggente per lei. Quello che è successo a Idi è un puro gesto di razzismo. Lui, prima di sparare a Idi, a un uomo nero, ha fatto passare due persone. Ci sono le condizioni che hanno permesso, che hanno legittimato in qualche modo che la morte di una persona nera non vale molto. Gli sarà sembrato che quel gesto sarebbe apprezzato da una parte della società, ecco. Non conta conoscere personalmente quella persona che viene uccisa. Potrei essere io o qualunque altra persona che si trovasse su questo ponte per poter essere ammazzato. Qualunque altra persona con la pelle scura. La canzone di noi avrebbe fatto una